ci vedo! Io ci vedo! E ho anche le gambe io! Oddio, guardate, ho due gambe! Riesco a camminare, Gesù! Miracolo, Gesù! Oh, grazie, grazie, che bello! Non ci posso credere, grazie! Non ci posso credere! Non ci posso credere io! La storia che vi racconto oggi potrebbe essere tranquillamente la trama di un film o di un romanzo, e invece è un clamoroso caso di truffa ai danni dello Stato andato avanti per oltre 10 anni e che ha avuto tra le vittime anche Papa Francesco. Il protagonista è questo signore che cammina nel video, Roberto Guglielmi, 59enne fiorentino, ex ragioniere, ufficialmente paraplegico. Secondo la procura di Firenze però è chiaramente un falso invalido che per mandare avanti il suo show è capace di tutto. Per questo motivo Guglielmi è indagato per truffa allo Stato, falso ideologico e sostituzione di persona. Ma per capire questa storia bisogna tornare al 2007, quando la truffa inizierebbe a muovere i suoi primi passi. Dalle indagini infatti è emerso che Guglielmi quell'anno avrebbe finto un incidente stradale con un suo conoscente in Versilia. In pratica si misero d'accordo affinché il complice investisse Guglielmi sulle strisce, e così fu, tanto che arrivò anche un lauto rimborso assicurativo con cui avrebbe ricompensato il complice, un suo inquilino moroso con gli affitti che in cambio di alcune mensilità arretrate si sarebbe prestato alla truffa. Ma da quell'incidente Guglielmi ne esce ufficialmente paraplegico, grazie anche a un certificato medico falso. Da quel momento inizia a muoversi su una sedia a rotelle e si avvia verso una vera e propria escalation di truffe portata avanti in modo così ostinato e convincente da ingannare chiunque. Guglielmi inizia il suo abile e perverso gioco e inganna i medici che lo visitano, arrivando a iniettarsi lidocaina per indebolire il tono muscolare delle gambe, e si sottopone a terapie veramente traumatiche. Così nel 2012 ottiene la pensione di invalidità, e in base alle accuse da quell'anno fino al 2018 Guglielmi avrebbe incassato dall'INPS, senza averne avuto alcun titolo, 80.000 euro per la pensione ordinaria di inabilità, 57.000 euro a titolo di pensione di invalidità civile e di accompagnamento, oltre a 15.000 euro di contributi da parte del comune di Firenze e a tutta una serie di ricoveri ospedalieri a spese della ASL. Ma la truffa non finisce qui. Il Franca Bagnale fiorentino inizia a interpretare vari ruoli per ottenere favori di ogni tipo. Una volta si finge l'avvocato del Ministero della Giustizia, Jacopo Morone, mentre l'altra si presenta come l'avvocato Daniele Longo. Indomito, prosegue a spacciarsi per altre persone con una fantasia quasi affascinante. In qualche occasione il segretario particolare del guardasigilli, poi quello di un assessore regionale toscano. Si presenta anche come Monsignor Robert David Murphy, segretario di Stato in Vaticano, ma all'uomo piacciono soprattutto i gradi militari, tanto che si finge il generale Giovanni Basile, e in un'altra occasione è il generale Giuseppe Gemma. Il nostro impostore interpreta nella sua truffa anche il ruolo di un assessore, di un sottosegretario e di un poliziotto. C'è da dire che Guglielmi ha varie conoscenze anche tra le forze dell'ordine, tanto che un luogotenente dei carabinieri è indagato proprio per i favori fatti all'amico paraplegico. Al nostro ragioniere piace anche apparire, sfruttando il suo presunto handicap, e infatti nel 2013 mette in scena una protesta accusando il PD di Firenze di non avergli permesso di esercitare il voto a domicilio in occasione delle primarie. Ma il momento più alto della sua interpretazione Guglielmi lo tocca nel 2014, quando scrive alcune lettere a Papa Francesco e gli racconta la storia dell'incidente, il trauma che lo ha costretto a vivere sulla carrozzina e la sua sofferenza, tanto che una sera il pontefice, presa a cuore la situazione, lo chiama al telefono e l'anno successivo lo riceve addirittura in udienza privata in Vaticano, come documentato da una foto finita poi agli atti dell'inchiesta. Ma il protagonismo dell'uomo non si placa. Alle scorse elezioni amministrative prova addirittura a candidarsi nella lista civica dell'ex senatore Graziano Scioni, a cui si presenta come capitano del ROS dei Carabinieri, rimasto in carrozzina dopo essere stato ferito in un conflitto a fuoco in una missione internazionale. Ma le ambizioni politiche di Guglielmi si fermano ad aprile, quando l'uomo viene fermato all'aeroporto di Firenze proprio mentre rientra da una vacanza in Togo e gli agenti della squadra mobile lo sorprendono beato a camminare con le proprie gambe. Per l'uomo scattano immediatamente gli arresti domiciliari, però da alcune settimane la misura cautelare è stata attenuata e Guglielmi può uscire liberamente. Così abbiamo provato a fargli qualche domanda, ma non l'ha presa proprio bene. Signore, lì sono un giornalista, la posso chiamare ancora Monsignore? Non la devo chiamare avvocato, come preferisce che la chiami? Signor Guglielmi, vieni. Ma lei ci pensa agli invalidi, quelli veri, alle persone che hanno problemi? Che
amici non se ne accorgevano che faceva finta? Era facevo finta, avevo tutte le gambe. Perché la procura allora dice che non è paraplegico? Infatti è che con me in piedi la vedo abbastanza... No,